Rio è ormai alle porte. Alla vigilia dei Giochi Olimpici 2016 siamo andate a trovare Marta Menegatti e Victoria Orsitot, le rappresentanti dell'Italia nel beach volley femminile. Siamo molto eccitate all'idea di giocare questa prima Olimpiade insieme, per me sarà la seconda e niente, la stiamo vivendo penso molto positivamente e con entusiasmo e credo sia la cosa migliore da fare per potersela godere al massimo. Come vi state preparando insomma per queste Olimpiadi, soprattutto a livello tecnico? Ma settimana scorsa ci siamo allenate anche separatamente aggiustando qualche nostra piccola incertezza tecnica e questa settimana stiamo unendo qualche cosa di positivo che abbiamo lavorato settimana scorsa e sta riuscendo molto bene, quindi sensazioni senz'altro positive. Ecco, invece Marta, come dicevi, tu già hai partecipato a un'Olimpiadi, che ricordo hai di quelle Olimpiadi del 2012 a Londra? Ricordi comunque di una Marta molto inesperta e anche immatura, diciamo, dal punto di vista atletico, e ero comunque abbastanza giovane e adesso mi sento sicuramente più preparata, più pronta per affrontarla con più serenità. Nel 2013 insomma avete iniziato insomma questa avventura insieme, anche se già nel 2010 con la Juniores avevate raggiunto l'argento ai mondiali. Come è cresciuta negli anni come è cresciuto il vostro feeling? Ma diciamo che nel 2010 era una delle mie prime esperienze di beach volley, mentre Marta aveva già disputato vari giovanili in cui stava producendo risultati su risultati e giocava già a livello internazionale, quindi per me è stato già un primo incontro col beach di alto livello. Poi nel 2013 Marta era già stata un'Olimpiade, io cambiavo coppia, avevo bisogno di un po' di continuità in tutti i sensi, quindi sono cresciuta accanto a una Marta molto più esperta di me. Adesso pian pianino ho eliminato un po' di gap fra di noi, quindi molto positivo anche questo. Vittoriose nell'Open 2015 di Sochi, per le Olimpiadi di Rio 2016 il sogno delle due ragazze italiane è quello di arrivare il più lontano possibile. Penso che sicuramente la prima cosa sarà quella di non sottovalutare nessuno e allo stesso tempo non sopravvalutare nessuno, e quindi credo che dovremo scendere in campo con l'idea che nessuno ci regalerà niente, che dovremo andarci a prendere qualsiasi punto e a lottare veramente su ogni pallone senza guardare chi c'è dall'altra parte, che siano le campionesse d'Europa, del mondo. Noi dobbiamo pensare a rimanere col focus su noi stesse e cercare di dare il massimo su ogni punto. Non sottovalutiamo nessuno, non sopravvalutiamo nessuno e cerchiamo di giocare il nostro miglior gioco. Poi vedremo questo dove ci porterà.